Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med Group. Abbiamo parlato di arte e in particolare di nuovi strumenti, nuove tecnologie, nuovi strumenti di fruizione dell'arte. Anche la pandemia in qualche modo ci ha obbligato a scoprire un nuovo modo di guardare all'arte e Med Group lavora proprio in questa direzione. Sì, noi come Med Group, come Med Computer e Med Innovation, che sono le due aziende del gruppo, lavoriamo da anni su quello che è la tecnologia nel mondo della cultura e dell'arte, di tutta l'esperienza sia museale che turistica per scoprire un luogo. È ovvio che in questo periodo in cui il Covid ci ha costretto un po' a casa, un po' comunque a viaggiare meno, quindi ci siamo dovuti reinventare per poter mostrare le nostre bellezze culturali e artistiche a persone vicine ma non raggiungibili e persone lontane. In questo periodo sia noi che tutti gli utenti hanno scoperto l'importanza del digitale per poter vivere questa nuova esperienza. Noi con la nostra azienda lavoriamo da anni con una tecnologia che si chiama Matterport, una tecnologia che permette di fare dei virtual tour all'interno di musei, monumenti, palazzi o anche attività commerciali. E un virtual tour comodamente fruibile da casa tramite smartphone o tramite web, quindi tramite una pagina internet normalissima, senza bisogno di particolari tecnologie. E all'interno di questo virtual tour, che fornisce una ricostruzione perfetta di un ambiente, possiamo aggiungere dei punti di interesse, delle spiegazioni, dei video, delle audio guide, quindi qualcosa in più che possa arricchire la nostra esperienza all'interno del luogo, anche sotto diverse chiavi di lettura, perché potremmo fare un'esperienza di un museo basata sull'arte del Cinquecento e fare parallelamente invece un'esperienza basata sugli affreschi o sui mobili di quell'edificio che contengono quelle opere. Questo è quello su cui stiamo lavorando da diversi anni, ma non ci siamo fermati, vogliamo andare avanti, perché poi la speranza di tutti, ce lo auguriamo, è che questi luoghi possano tornare quanto prima ad essere fruibili, come stiamo vedendo, come sta avvenendo, quindi con tutte le norme di sicurezza del caso, ma comunque stiamo tornando a esplorare questi luoghi, quindi vogliamo che questi virtual tour non rimangano solo un qualcosa da fruire a distanza, ma possono dare un valore aggiunto anche sul luogo. E quindi, sempre grazie ai nostri sviluppatori, abbiamo unito la tecnologia VR, quella del virtual tour, con la tecnologia AR, quella della realtà aumentata. E quindi con lo stesso virtual tour che abbiamo potuto vedere da casa, possiamo invece recarci in un luogo e semplicemente inquadrando con il nostro smartphone un museo, un'opera d'arte, una statua, sul nostro smartphone, in sovraimpressione all'immagine ripresa dalla fotocamera, compariranno dei contenuti extra che ci spiegheranno come quadro è stato fatto, in quale epoca, eccetera. Davvero nuove prospettive d'arte. Sì, assolutamente.